Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Io sono Altair e oggi vi spiegherò e vi mostrerò come completare la prima fase del raid Promessa del Discepolo. Come prima cosa dovrete mettervi la mod per gli inarrestabili e ovviamente l'arma, dato che vi spawneranno degli abomini inarrestabili. Poi dovrete dividervi in tre squadre da due per controllare i tre obelischi che si trovano nella stanza. Uno si troverà al centro, uno a destra e uno a sinistra. Vicino a questi obelischi ci saranno tre stanze. Per chi sarà al centro avrà Mani, Profeta e Goccia. Per chi sarà a destra avrà Raggi, Calice e Chiodo. Per chi sarà a sinistra avrà Cervello, Quadrato e Buco. Le squadre da due dovranno decidere chi corre e chi protegge l'obelisco e legge i simboli che compariranno sul pilastro. Una volta che vi sarete organizzati, per avviare la fase dovrete soltanto sparare al nodo che si trova al centro e vi spawnerà la prima ondata di mob. Quando l'avrete uccisa, alla seconda ondata sulla lapide vi comparirà il primo simbolo. Questo simbolo potrà essere piramide o viaggiatore e questi indicheranno le due zone della stanza. La piramide è la parte sinistra della stanza e il viaggiatore è la parte di destra. Questi saranno fondamentali per capire su che lato si trova il cavaliere corrotto da uccidere. Io ora vi farò vedere dove si trovano gli spawn del cavaliere corrotto sulla parte della piramide e del viaggiatore. Ucciso il corrotto, vi uscirà il secondo simbolo sulla lapide e questo lo dovrete leggere per farlo sapere a chi corre, dato che è una delle 9 stanze. Chi correrà, nel caso in cui si trovi la porta chiusa, quello che dovrà fare è dirlo, così chi sarà libero potrà sparare al nodo al centro per aprirgli la porta. Una volta che il corridore entrerà dentro, si troverà davanti con due simboli grandi, che saranno luce e oscurità. Chi gli avrà detto la stanza, sulla propria lapide, gli spunterà il terzo simbolo, che appunto sarà luce o oscurità. E questo glielo dovrete comunicare a chi corre, che essendo dentro la stanza, li vedrà entrambi e dovrà uccidere il nemico nel lato del simbolo che gli avrete comunicato. Una volta che il corridore avrà ucciso l'infame, questo lascerà un simbolo, e quello sarà fondamentale per continuare, dato che sarà uno dei tre simboli che vi serviranno per l'obelisco. Per poi avere gli altri due simboli vi basterà ripetere la stessa meccanica che avete fatto per il primo. Una volta che avrete tutti e tre i simboli, solo uno dei tre obelischi avrà i tre simboli, quindi ognuno dovrà controllare il proprio obelisco. Una volta che avrete trovato chi di voi ha i tre simboli, dovrete avvicinarvi e in tre dovrete prendervi i tre lati dell'obelisco dove ci saranno i simboli e dovrete sparargli. Per capire se l'avrete fatta giusta la fase, vi comparirà scritto un obelisco accetta la tua offerta, nel caso in cui la rifiuta potrete ritentare. Piccola nota, dovete sapere che se fate un obelisco quello non servirà più per i prossimi tre simboli, quindi dovrete poi guardare sugli altri obelischi che vi mancheranno. Ovviamente quelli che avrete già fatto non li dovrete lasciare incustoditi, ma dovrete sempre difenderli. Ora, tornando a noi, una volta che avrete fatto il primo obelisco, tutta questa meccanica la dovrete ripetere di nuovo per i due obelischi che vi mancheranno. Ed ogni volta dovrete essere più veloci per non fallire con l'intera fase. Una volta che avrete fatto l'ultimo obelisco, la fase sarà stata completata e vi dropperà la cassa con il loot e la prima stanza l'avrete completata. Il video guida termina qui ragazzi, spero di esservi stato di aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa, scrivetelo nei commenti e io vi aiuterò. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, così vedrete altri contenuti che porterò a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!